su Bagnoli, più nel dettaglio, c'è, era notorio anche dell'ex da parte dell'ex commissario, c'è un problema anche di copertura economica. Sì, adesso si sta facendo una ricognizione molto dettagliata, perché non è semplice definire, perché il tema della copertura è anche legata alla quantificazione dei costi, che può essere ovviamente effettuata solo quando uno ha un progetto ben definito. Quindi proprio l'argomento degli approfondimenti tecnici che stiamo facendo è proprio di valutare qual è il livello della progettazione degli interventi, lo stato di avanzamento, la quantificazione dei costi e il grado di copertura. Questo ci consentirà, appena cominciamo a lavorare, di avere una fotografia concreta della situazione, realistica, che poi ovviamente condivideremo anche con i cittadini, perché io penso che sia opportuno che su una vicenda come quella di Bagnoli ci sia una chiarezza assoluta, cioè che ci sia un'informazione concreta di quali sono i tempi, che cosa si è fatto, che cosa si deve fare, quanto costa fare. Io credo che questo l'abbiamo condiviso con la ministra Carfagna e se i tecnici stanno lavorando su questo. Sulla colmata tu che pensi? Sta per colmo di tanti anni. Ma io credo che noi siamo ancora molto lontani dalla colmata, nel senso che adesso stiamo ragionando, cioè prima di arrivare alla colmata dobbiamo ragionare su quello, sulla terra per il momento, e noi siamo, ovviamente poi va fatta anche una riflessione anche tecnica sulla colmata. Oggi esiste una legge che dice che la colmata resta, è chiaro che si toglie, è chiaro che diciamo Invitalia dovrà fare uno studio di fattibilità per valutare quanto costa toglierla, come si toglie, perché anche il tema è anche un tema tecnico, queste sono cose che non abbiamo ancora. Se ci sono tutte queste condizioni, tu sei per toglierla, il ripristino della linea di costa? Ma oggi c'è una legge, io da sindaco di Napoli rispetto alle leggi, la legge mi dice che bisogna ripristinare la linea di costa, che è un principio giusto, bisogna togliere la colmata, il problema è chi la toglie, come la toglie e quanto costa toglierla, quindi questo però è un tema che siamo molto lontani da questo, stiamo ragionando su quello che succede a terra.